presente niente. Questo ok, basta che non c'è la telecamera. Infatti sì.
Bene, colleghi, possiamo riprendere la seduta. Penso che la Capigruppo ha unanimemente stabilito, no, la discussione anche della mozione ex articolo 58, a seguire la proposta 93 del 2018, quindi la mozione ex articolo 58 presentata dal Presidente Diari. Per cui, proposta 93 del 2018, regolamento sulla cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani, e interviene per l'illustrazione Catiuscia Eroe, che saluto. Buonasera. Buonasera, intanto la ringrazio anche per questi 5 minuti extra. Dico subito che siamo molto contenti di essere di nuovo qui. Il risultato del pareggio ovviamente è stato per noi un ottimo segnale e ci teniamo a ringraziare intanto davvero tutti i consiglieri e le consigliere che ci hanno sostenuto e vogliamo ringraziare lei, Presidente, per la disponibilità anche nell'organizzare l'incontro che abbiamo avuto qualche settimana fa in cui era presente il Presidente della Commissione Ardo e l'Assessora Vivarelli, che voglio ringraziare per la disponibilità e anche colgo l'occasione per ringraziare anche tutto il sostegno esterno che abbiamo avuto in questi giorni, in queste settimane da cittadini, associazioni, ma anche da forze politiche. Questo per evidenziare anche l'importanza del tema di cui stiamo parlando. È stata un'esperienza decisamente arricchente, come lo è stato, devo dire, il confronto con l'istituzione. È stato un confronto importante, serio, che ci ha visto, come dire, non sempre dalla stessa parte, però importante. Entrando nel merito della questione brevemente, questo è una delibera, un regolamento che è stato richiesto da 15.000 cittadini, 168 realtà cittadine. Siamo di fronte sicuramente a un ottimo strumento perché è, come dire, sperimentato e utilizzato in oltre 220 comuni in Italia. È uno strumento assolutamente perfettibile, come qualsiasi altra norma che sia stata scritta in questo paese, in qualsiasi comune in questo paese. Non è sicuramente uno strumento risolutivo rispetto alla variabilità di quello che accade dal basso e dalla parte della cittadinanza attiva in questa città e anche rispetto alla complessità di questa città, però è di fondamentale importanza rispetto a tutte quelle realtà e quei cittadini che oggi stanno chiedendo a questa amministrazione un rapporto diverso, un rapporto basato su principi totalmente diversi: il dialogo, la fiducia e la stima reciproca e la collaborazione reciproca. Per cui parliamo di uno strumento che richiede uno sforzo da parte di tutti, da parte dell'amministrazione che dovrà, come dire, interagire su nuovi percorsi, inventarsi nuovi strumenti, perché parliamo di uno strumento nuovo, e anche i cittadini che dovranno, come dire, anche loro cimentarsi con i patti di collaborazione. Sottolineo che non ci sono impedimenti all'approvazione di questa delibera, non ci sono, come abbiamo raccontato nell'incontro con l'assessore Beni Comuni di Latina e di Torino, non esistono, ci sono tutte le basi giuridiche e legislative che reggono in piedi il regolamento. Il tema degli immobili è assolutamente un tema gestibile, non esiste nessun parere negativo da parte del segretariato, che invece invita a far dialogare il regolamento che noi abbiamo presentato con il regolamento degli immobili. Sottolineo io che tutti quelli che sono i regolamenti oggi esistenti non verranno in qualche modo intaccati, i beni degli immobili indisponibili rimarranno beni immobili indisponibili. E inoltre aggiungo che ovviamente la sua approvazione oggi non sarà direttamente, come dire, attuativo domani. Come abbiamo detto tante volte, questo è un contenitore che andrà riempito e andrà riempito con tutte quelle che saranno anche le logiche di sviluppo dei processi. Quindi il periodo che abbiamo di fronte può essere un periodo, visto che la delibera non è emendabile, può essere un periodo in cui possiamo sperimentare questo regolamento, sperimentarlo non soltanto all'interno dei patti, quindi nella sua applicazione, ma anche nei processi che devono portare a gestire la gestione condivisa dei beni comuni. Chiudo dicendo che questo è uno strumento che risponde alla richiesta, come dicevo prima, di un movimento dal basso che in tante occasioni, ricordo, si sta sostituendo a questa amministrazione. Lo stiamo facendo nel verde, così come tanti servizi di diritto di base e non ultimo in questo periodo della pandemia, in cui il terzo settore sta svolgendo un ruolo encomiabile da ricordare e che voglio sottolineare. Però voi oggi avete l'occasione di, come dire, approvare uno strumento di diritto che risponde, non è l'unico strumento che lo può fare, ma risponde in pieno all'articolo 118 della Costituzione italiana. Noi abbiamo detto
qualche giorno fa siamo venuti sotto al Campidoglio in un veloce flash mob, che oggi voi avete l'occasione, come dire, di scegliere da che parte stare, se con la richiesta di uno strumento che facilita quello che comunque la cittadinanza attiva continuerà a fare, oppure non dotarci di strumenti che ci facilitano in queste attività. A noi piacerebbe, abbiamo scritto, come dire, no, ci piace dire che abbiamo scritto un pezzettino di storia rispetto al tema dei beni comuni, ci piacerebbe che l'altro pezzettino di storia lo scriveste voi oggi, che insieme poi continuiamo a scrivere quello che potrà essere la storia, il futuro della gestione economica di Roma, e che tutto questo possa avvenire oggi con un voto all'unanimità. Grazie. Aspetta. Le scarpette sue? Stanno qua, non riesco a... Grazie Katiuscia Eroe. Verifichiamo se vuole aggiungere qualcosa Anna Laura Rosati. E dovrebbe attivare il microfono. Ecco, volevo aggiungere i miei ringraziamenti personali a tutti coloro i quali ci hanno seguito e assistito in questo nostro percorso, che speriamo voi vogliate condividere con l'approvazione di questo regolamento, un nuovo strumento innovativo che si può regolare nel suo percorso futuro. Grazie. Grazie a lei, non ci sono altri interventi, non ci sono interventi in dichiarazione Presidente, di voto. Sì, Presidente, cioè, vuole intervenire in dichiarazione di voto, mi sembra insomma doveroso. Consigliere Ardu, non ci sono interventi. Non ci sono interventi, altrimenti devono intervenire. No, in realtà consigliere Abbaglio, ecco. La procedura prevede soltanto la votazione in caso di. Perfetto, perfetto. Per cui, quindi no dichiarazione né non dichiarazione di voto, essendo già state fatte nella precedente seduta in cui si votò. Capisco. Qualche seduta or sono. Per cui solo un inciso, mi dispiace perché insomma sarebbe stato un nuovo momento di confronto. Pongo in votazione la proposta 93 del 2018, la votazione è aperta. Presidente, posso consegnare il mio voto favorevole perché ho un problema con un attimo solo, consigliere, solo un istante. Ciao, prima poi sollecito io per chi ha avuto difficoltà nel voto, solo un istante, andiamo con loro. Sì, Presidente, abbiamo qualche problema tecnico, stiamo riavviando il computer, quindi un minuto di attesa, di pazienza, grazie. Ancora qualche istante e partirà la votazione. Eccoci, Presidente, siamo pronti, grazie. Perfetto, grazie, il voto è aperto. Presidente. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto da parte di chi ha avuto qualche difficoltà nell'accesso alla votazione. Cadini.
Sì, non mi risponde l'applicazione, credo di aver votato, comunque le consegno il mio voto favorevole, grazie. Favorevole. Va bene, verifichiamo in ogni caso se ha votato. Uno per volta vi vedo, Palumbo. Palumbo, voto favorevole, grazie. Palumbo favorevole, grazie. Grancio favorevole. Baglio. Favorevole, presidente, grazie. La consigliera Baglio è favorevole. Pelonzi. Favorevole. Presidente, registro. Zannola, allora favorevole. Si faccia un vedere. Voto favorevole del consigliere Zannola. Vedo anche Pacetti cerca di intervenire. Astensione, presidente, grazie. L'astensione di Pacetti. Presidente Bordoni, favorevole. Allora, andiamo uno per volta, tanto non abbiamo fretta. Allora, Bordoni favorevole. Bordoni è favorevole. De Priamo dovrei aver votato, ma per sicurezza il voto è favorevole. Perfetto. Mennuni, prego, consigliera. Favorevole. La consigliera Mennuni è favorevole. Presidente Ficcardi, favorevole, grazie. Ficcardi è favorevole. Non dovrebbero esserci altre richieste di voto. Ancora qualche istante. Il voto è chiuso. Ancora qualche istante.
qualche istante per l'ulteriore controllo del voto. Comunico l'esito del voto. Votanti 36, favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 18, hanno partecipato al voto tutti i 36 consiglieri presenti, sono assenti la sindaca e 12 consiglieri. L'assemblea. Presidente, per il voto sono Celli, il mio voto favorevole. Sì, il voto è chiuso, consigliere. Una dichiarazione per il verbale, però non mi interrompa mentre faccio la dichiarazione di voto cortesemente. L'assemblea non approva. Per la seconda volta si verifica una situazione di parità tra voti favorevoli e voti di astensione. Per il verbale, consigliera Celli, è acquisita la sua dichiarazione di voto favorevole, ma il voto è chiuso da diverso tempo. L'assemblea non approva. Presidente, le posso chiedere poi la strisciata? Assolutamente, Presidente. Sì, la pubblichiamo immediatamente nella... Presidente, sì. Una domanda, ma con una nuova situazione di parità si ritornerà ancora in aula o è l'ultima consigliere, volta? Consigliere, abbia pazienza. Intanto la legittimazione a chiederlo immagino sia dei firmatari e comunque. Nel caso dovesse arrivare la richiesta, faremo le verifiche regolamentari con il supporto del segretariato e degli uffici. L'assemblea non approva, per cui passiamo alla mozione ex articolo 58, ma colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare della presenza ed anche della proposta e il comitato proponente e saluto la rappresentante Katiuscia Eroe. A voi, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Passiamo alla mozione ex articolo 58, interviene per l'illustrazione su cui vedo... Ma non è possibile questa... Attenzione ai microfoni, attenzione solo ai microfoni. Sì. Prima di passare alla sua trattazione, per accordo unanime dei capigruppo, vedo ci sono diverse richieste di sottoscrizione, per cui procediamo rapidamente in rassegna. I consiglieri che intendono sottoscriverla, richiamando sempre il nome. Allora, vedo Simonelli che attiva il microfono. Simonelli? Sì, Presidente, sottoscrivo la mozione ex articolo 58 del consigliere a prima firma di Ario. Va bene. Allegretti, sottoscrivo la mozione a prima firma di Angelo Diario. Va bene, vedo il capogruppo Pacetti. Sottoscrivo, Presidente, ma gli stiamo anche inviando con la sottoscrizione reale. Va bene. Consigliera Celli? Sottoscrivo la mozione, Presidente. Va bene. Sono anch'io, Presidente, l'avevo scritto in chat, Figliomeni. Sì, consigliere Figliomeni. Dario. Grazie. Presidente, anche De Priamo l'avevo scritto e detto già in precedenza. Comunque. De Priamo, Figliomeni, anche Veloce. Pelonzi sottoscrive. E anche Di Palma, Presidente. Chiossi e Di Palma. Anche Palumbo, ma penso di averla già sottoscritta con il collega Diario. Comunque grazie. Bordoni, Lega, sottoscrivo. Bordoni, Lega, sottoscrivo. Presidente, posso? Corsetti. Troppo gentile, grazie. Sottoscriverei se lei è d'accordo. Grazie.
Va bene, dovremmo aver concluso. Interviene per a questo punto possiamo passare all'illustrazione. Interviene il consigliere Diario. Prego, consigliere, per 5 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione. Farò un rapidissimo riassunto delle puntate precedenti. Parliamo di un progetto che è stato rifinanziato definitivamente per l'ultima volta dal governo nazionale con fondi sport e periferie. In particolare i tecnici di sport e salute hanno illustrato i due progetti alternativi che sono stati avanzati all'amministrazione comunale e sui quali è stato chiesto appunto a Roma Capitale di esprimere una preferenza. Uno relativo a un parco sportivo, l'altro relativo a un palazzetto dello sport. Sono emersi in seguito ad approfondimenti effettuati sia in occasione della commissione congiunta sport e urbanistica, sia successivamente nella commissione trasparenza, che poi in occasione di una riunione alla presenza dei dipartimenti, un'altra alla presenza delle federazioni e in ultimo una assemblea alla quale hanno partecipato anche i comitati e le associazioni, alcune osservazioni relative a difficoltà dal punto di vista dei tempi, delle autorizzazioni, dei vincoli per quanto riguarda il progetto sportivo, in particolare alcune previsioni che nel progetto, appunto, che come dire sulla carta è bellissimo, ma poi calato nel contesto territoriale reale di Corviale presenta delle difficoltà. Alcune strutture sono in effetti già presenti molto vicino all'area del parco, c'è il pericolo c'è il problema della manutenzione, eccetera eccetera. Abbiamo pochi minuti, quindi cerco di sintetizzare tutto. Il timore principale che aveva l'amministrazione, l'assessorato sport, ma anche il sottoscritto e anche molti colleghi della maggioranza, era relativamente alla gestione dell'impianto. Quindi il palazzetto, ovviamente, costruirlo tra virgolette è facile, non lo è, ma ecco, paradossalmente è più facile costruirlo che non gestirlo poi correttamente in futuro. Da questo punto di vista la novità ci sono le lettere di impegno presentate e firmate da 4 presidenti di 4 importanti federazioni sportive nazionali: pallavolo, pallacanestro, ginnastica e sport rotellistici, che hanno quindi dato il loro supporto all'amministrazione per assicurare, ecco, quello che immagino comunque, ecco, sia un po' l'interesse di tutti, ovvero che il palazzetto venga realizzato, sia bellissimo, ma soprattutto venga utilizzato poi correttamente per tanto tempo, con una giusta manutenzione e con delle attività che sono sì di carattere agonistico, grandissimi eventi internazionali, ma anche attività aperte, attività di base, quindi attività aperte al territorio, appunto alle scuole, alle associazioni, non solo attività sportive, ma anche attività tipo sociale, culturale. E infine la richiesta quindi è quella che in parte già era emersa nelle commissioni, ovvero quella di un progetto che veda la realizzazione sì del palazzetto ma anche del parco, un progetto integrato, quindi dove il parco sostanzialmente sia una ideale prosecuzione del palazzetto e le attività che si fanno previste all'interno del palazzetto possano essere poi svolte anche all'esterno. E quindi ecco, la mozione è urgente perché precedentemente appunto avevamo chiesto una deroga al governo, ci siamo impegnati come Roma Capitale a dare una risposta entro la prima settimana di dicembre e quindi ecco, oggi sostanzialmente è l'ultimo giorno utile per poterlo fare in assemblea.
E quindi ecco, vado a chiudere e anticipo, non interverrò in dichiarazione di voto, il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. È iscritto il consigliere De Priamo per Fratelli d'Italia, per 3 minuti ne ha facoltà. Presidente, soltanto per dichiarare che abbiamo sottoscritto sia io che il collega Figliomeni, che è componente della Commissione Sport per quanto riguarda Fratelli d'Italia, e ha seguito quindi anche l'evolversi in commissione di questa vicenda. Abbiamo sottoscritto la mozione, siamo contenti che finalmente, diciamo, la maggioranza e in particolar modo il Presidente della Commissione abbiano compreso, diciamo, quanto sia sentita e prioritaria per, non solo per gli abitanti di quel viale, ma per tutto il tessuto di un quadrante intero di città, e secondo noi anche abbia una valenza cittadina, l'istanza appunto di prevedere il palazzetto dello sport a Corviale, per il quale c'è stato un grande lavoro negli anni passati, in particolar modo da parte dell'allora assessore Ghera e dell'allora delegato allo sport Cochi. Poi, come diceva bene il collega Diario, sono emerse una serie di problematiche urbanistiche di vario tipo che ad oggi non hanno ancora consentito la realizzazione di questa struttura, ma insomma noi non abbiamo condiviso quando, diciamo, si sembrava che questa amministrazione volesse deviare su un percorso diverso, quello del parco sportivo, sicuramente interessante, ma che ha senso secondo noi appunto, come ora si va a dire, in una funzione complementare rispetto al palazzetto. Quindi se il parco sportivo è un qualcosa in più e che si integra, probabilmente possiamo andare anche verso un modello nuovo e futuro di area sportiva, dove gli impianti si integrano con appunto delle aree più ampie che possono avere una valenza anche ambientale, diciamo, diventare un po' in qualche modo delle cittadelle della salute, se potremmo definire in questo modo, che in un contesto come quello di Corviale, che ovviamente ha bisogno di tanti interventi, a breve si dovrà discutere, sentivo anche da parte della rete di associazioni con cui c'è un confronto, e li ringrazio perché si confrontano a prescindere dall'estrazione politica a 360 gradi anche sul piano di recupero urbano. Quindi ovviamente Corviale non è solo la discussione e la battaglia per il palazzetto dello sport, però è molto importante che sia pure in extremis si vada a chiedere di mantenere il finanziamento, di renderlo adeguato per realizzare il palazzetto dello sport, che poteva avere una funzione a nostro avviso sia di rete territoriale, quindi di aggregazione sociale, ma anche di eventualmente utilizzo per eventi importanti che in qualche modo servano anche a costruire, e vado a concludere davvero, quella città policentrica di cui noi abbiamo bisogno, cioè quella città dove anche nelle periferie e anche nelle periferie più degradate o comunque urbanisticamente più complesse, per dire, diciamo, un eufemismo come Corviale, possa invece essere vissuta. Cioè noi vorremmo una città dove non debba essere necessario spostarsi sempre solo negli stessi luoghi per potersi sentire di poter avere una buona qualità della vita. È una sfida difficile, ma passa sicuramente anche per progetti come questo. Quindi ovviamente stiamo dando una mozione, non stiamo realizzando il palazzetto, questo va detto, però è importante che questa amministrazione, noi lo diciamo come opposizione, abbia preso questa strada, sicuramente un po' tardivamente, ma come si dice, meglio tardi che mai, soprattutto se ci si attiverà, come spero, anche da parte della Giunta, quindi l'assessore Frongia, con il governo, affinché questi fondi non siano perduti e si parta con percorso chiaro. Grazie. Grazie a lei, consigliere. È iscritto non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Pongo in votazione la mozione ex articolo 58, la votazione è aperta.
votazione. Presidente, le volevo comunicare il mio voto, mi dica lei quando è possibile. Prego. Il mio voto favorevole, grazie. Pacetti. Pacetti favorevole. Anche Ficcardi favorevole, grazie presidente. Ficcardi è favorevole. Pelonzi favorevole. Pelonzi favorevole. Baglio favorevole. Baglio favorevole. Palumbo? Favorevole, dovrei aver votato, ma per sicurezza. Beh. Grazie. Non ci sono altre richieste? Il voto è chiuso. Bene colleghi, l'esito della votazione, votanti 29, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno, non hanno partecipato al voto tutti i 29 consiglieri presenti, sono assenti la sindaca e 19 consiglieri, l'assemblea approva, a questo punto non ci sono altri atti all'ordine dei lavori, la seduta è tolta. Buona serata. Buona serata, buon pomeriggio. Ciao presidente, buona serata a tutti. Buonasera. Presidente, scusi, sono Di Palma. Ho richiesto la strisciata della votazione sulla delibera dei beni. Ora gliela mando, consigliere. Ok, grazie. Presidente, mi scusi, il consiglio domani viene sconvocato. Abbiamo terminato l'ordine dei lavori. Evidentemente è esaurito. Perfetto, era solo per conferma, grazie. Grazie a lei, presidente. Mi scusi, so che la stiamo trasformando in un URP, però le volevo chiedere quando farà la capigruppo per caratterizzare la prossima aula. Ora verifico un attimino l'agenda e convoco. Va benissimo, grazie. Bene, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera.